la carità divina, congiunge in Santa Pulcina, all'Eterno convito, nel Regno dei Beati. La fiamma dello Spirito ha impresso nel suo cuore il sigillo indelebile dell'amore di Dio. O sorella del cuore, intercedi per noi, sostieni i nostri passi nella via della pace. Tu vida cielo eretta della santa montagna, dove uniti possiedono il regno del Signore. Sia onore Padre e Figlio, sia onore al Santo Spirito, a Dio Trino e Unico, nei secoli sia gloria. Amen. Oggi allora vediamo martedì, ritorniamo al martedì della quarta settimana. Salmo 102. Allora, dire. Adesso possiamo iniziare. A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Svaniscono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Falciato come erba inaridisce il mio cuore. Dimentico di mangiare il mio pane. A forza di gridare, il mio lamento mi si attacca alla pelle e alle ossa. Sono come la cimetta del deserto, sono come il buco delle colline. Presto a piegare, sono come un passero solitario sopra il tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici, pure mi pecano contro di me. Cenere mangio come fosse pane, alla mia bevanda mescolo il pianto. Per il tuo sdegno e la tua collera mi hai sollevato e scagliato lontano. I miei giorni declinano come ombra e io come erba inaridisco. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te giunga, Signore, il mio grido. Non nascondermi il tuo volto. Volgiti, Signore, alla preghiera del povero. Versetto 13. Ma tu, Signore, rimani in eterno. Il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai compassione di Sion. È tempo di averne pietà. L'ora è venuta, poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua polvere. Leggendo i cieli adorano il nome del Signore, che tu vivi nella terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion, e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra.
per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare condannati a morte, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme. Quando si radunano insieme i popoli e regni per servire il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Volgiti, Signore, alla preghiera del povero. In principio, Signore, hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani. Versetto 24. Lungo il cammino mi ha tolto le forze, ha abbreviato i miei giorni. Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano di generazione in generazione. In principio tu hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, tu rimani, si logorano tutti come un vestito, come un abito tu li muterai ed essi spariranno. Ma tu sei sempre lo stesso e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In principio, Signore, creato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Porgi, popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento. Ascolta le parole della mia bocca. Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 2, fino al versetto 12. Adesso sono io. Capitolo 2 dal versetto 12. Fino. Poi continua fino a. Corinzi. Questo cos'è quello di oggi? Non mi sa esso. Capitolo 12. Sì, dal versetto 12. Capitolo 2, versetto 12. Giunto a provare per annunziare il Vangelo di Cristo, sebbene nel Signore mi fossero aperte le porte, non ebbi pace nel mio spirito, perché non vi trovai dito, mio fratello. Perciò, congelandomi da loro, partì per la Macedonia. Guardate, l'affetto è l'affetto che ci fa crescere, è la comprensione che ci consola. Lì dove siamo, in qualsiasi contesto, se siamo circondati da gente fredda, è un martirio. Però, attenzione, carissima Elvira, pace a te. Però, quando uno possiede Gesù Cristo, quando uno possiede Gesù Cristo, lo ripeto la terza volta perché non sono parole inutili, quando uno possiede Gesù Cristo vive bene anche nel peggiore degli ambienti, perché è Gesù che ti fa vivere bene. Lì dove c'è carenza, dove c'è indifferenza, c'è durezza di cuore, e il Signore è sempre presente, ti consola, ti conforta. Ho fatto tanta esperienza su questo. Noi andiamo cercando un contesto ideale per vivere meglio, non lasciarci turbare di qua e di là, ma purtroppo è impossibile questo. Cioè, siamo tutti più o meno feriti, più o meno così insufficienti, e noi gradiamo spesse volte e siamo di peso agli altri. Senza di lui c'è un inferno.
Non aspettiamoci nulla degli altri. Senza di te nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Comprendiamo allora, ecco per quale motivo, vedete l'affetto. Giunto a Troade per annunciare il Vangelo di Gesù, sebbene fossero state aperte tutte le porte per essere stato accolto, tuttavia non ho visto Tito, non trovai Tito. E questo mi ha turbato. E allora sono ritornato a cercarlo, a trovarlo. Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Capite? Ecco. Ringraziamo il Signore sempre, anche in queste circostanze, dove aspettavamo conforto e lì non ho trovato. Siano rese grazie a Dio, tutto è dono, rendiamo grazie a Dio sempre, sia che mangiamo. Cioè, gli elementi fondamentali per mangiare e bere e dormire. Dice, facciamole queste cose semplici nel nome del Padre che ci ha creati, del Figlio che ci ha redenti e dello Spirito Santo che ci ha santificati, rendendo grazie a Dio. Questo non lo facciamo, però ce lo ripetiamo sempre. Ma che vale, dico, ascoltare se poi non mettiamo in pratica, se non sperimentiamo? Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Se non gustiamo, non possiamo dire agli altri quanto è buono il Signore. Rimane sempre un seme non schiuso, chiuso. Allora? Noi siamo infatti dinanzi a Dio. Che cosa? Il profumo di Cristo, per quelli che si salvano e per quelli che si perdono. Cos'è allora questo profumo di Cristo? Bontà, mitezza, dolcezza, comprensione, magnanimità, sorriso, buon consiglio, comprensione, affabilità. Imparate da me che sono mite e umili. Questo è il profumo di Cristo, però il profumo di Cristo si comunica attraverso un certo strizzare il nostro io, morire noi stessi. Le erbe aromatiche, quando si strizzano, profumano. Per cui il morire noi stessi significa preparare questo profumo che consona, che convolta. Però attenzione, il profumo per gli altri, come... Per gli uni... Più bello, sì. Per gli uni odore di morte... Aspetta. Come per esempio mi diceva Giacomo, un pochino amareggiato, si trova in un contesto in Belgio, un contesto di gente indifferente. Indifferente nel senso che non credono, e mi diceva gente buona, però non crede, e la Chiesa è un disturbo, cioè fa perdere tempo, no? Giacomo, è così? Allora gli dicevo, non preoccuparti, tu sei una cosa buona, un'anima buona, bella, vedranno il contrasto, tu sei il contrasto di chi non crede, tu disturbi loro nella loro quiete dell'ignoranza, dell'ignorare, del rifiuto. Per questo una presenza viva, anche perché tu ti amareggi. Ed è bello questo qui. Allora, noi siamo per tutti, per quelli che credono,
siamo odore di vita, profumo di vita. Per quelli che non credono, odore di morte. Perché subito si accorgono che noi siamo diversi. Noi apparteniamo a Cristo, la vita, la gioia, la serenità, la nostra gioia, la nostra disponibilità, la nostra apertura, la magnanimità, la cordialità. Questo spaventa quelli che sono chiusi dentro pensando che il mondo, il loro mondo, dovrebbe essere così come loro lo pensano. Ma quando c'è uno che è fuori, che ti disturba, ti fa svegliare, perché tu sei in letargo, sei chiuso in te stesso, allora dice, ma c'è qualcosa? E se veramente sei sentito, comincia a cercare chi, cos'è questa verità che lo rende libero, sereno, fuori dalla tristezza, della malinconia e di altro. Allora continuiamo e vediamo. Per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. E chi è mai all'altezza di questi compiti? Noi non siamo infatti come quei molti che fanno mercato della parola di Dio, ma con sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo di Cristo. Sotto il suo sguardo, sulla coscienza della sua presenza, noi parliamo di Dio. Con Dio. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo forse bisogno? Cominciamo di nuovo. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo? O abbiamo forse bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazioni per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti. Capito? È bellissimo questo qui. Come? Sì, guardate un po' la lettera. I genitori scrivono nella vita dei propri figli. I figli sono le lettere di presentazione nella società della famiglia. Allora, quello che abbiamo seminato, quello che abbiamo scritto, i ragazzi lo manifestano. E per questo Padre Pio diceva ai suoi figli spirituali: state attenti, non fatemi fare magra figura. Ai figlioli dovevo dire anche la stessa cosa, perché voi vi gloriate di essere figli spirituali di Padre Pio, ma se voi vi svergognate con la vostra cattiva condotta, io non so cosa avrà detto, però c'è un qualcosa di grave. Sì? Sì, sì, così è, la stessa cosa, sì, è così. Anche perché, sì, è vero, anche dire, quale parrocchia sei? Allora io non devo essere una vergogna per voi, devo scrivere, voi leggerete, cioè voi vivrete di quella parola che scriviamo, siamo scritti tutti, veramente Gesù lo Spirito Santo che scrive dentro di noi, e noi dobbiamo manifestare lo scritto, ciò che scrive il Cristo dentro di noi. Quindi una lettere parlanti, che dialoganti, affettuosi, cordiali. Forse è noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di che cuore. Che bello, di cuore, il cuore, il cuore. Ecco per quale motivo quando noi ascoltiamo ci informiamo. E quando noi siamo informati, ci formiamo, prendiamo la forma, prendiamo lo stampo. Perché quella parola ci rende come Cristo. Quella parola ci rende come Cristo. Gesù. Umili come Lui.
magnanimi come lui, benevoli, miti, sempre accoglienti come Gesù, che accoglieva tutti, è stato con quelli che erano più bisognosi. Andiamo? Proprio per questo. Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Non è che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Capite? La nostra capacità viene da Dio. Dobbiamo essere capaci, comprendere che di noi non abbiamo nulla. Tutto prendiamo da Lui, la capacità di affrontare, la capacità di scegliere, la capacità anche di essere forti, di essere consolati, viene da Lui. Noi abbiamo un tesoro in un vaso di creta, perché appaia chiaramente che la forza viene da Lui e non da noi. Allora la nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. Allora attenzione, cioè dire non siamo osservanti solamente esteriormente pensando, cioè, ma siamo invece coinvolti fino al profondo del nostro essere. Siamo ad assorbire quella parola che ci rende fecondi. Una parola che come l'acqua nel deserto, che fa fiorire il deserto. Parola che fa fiorire il deserto. Abbiamo detto. Così presto? L'hai detto, ci ha messo tutto. Anche perché è questo. Allora, andiamo responsorio. Questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Che c'è ministri una nuova alleanza, ma nella lettera, ma nello spirito. Da noi stessi non sappiamo pensare qualcosa che venga da noi, ma la nostra capacità viene da Dio.